Ciao bambini! Ciao! Oggi leggeremo Il castello di zucchero filato, tratto dal libro L'educatore emozionale di Maria Boccolo. Buon ascolto e soprattutto buon divertimento! Un re e la sua regina vivevano in un castello che sembrava davvero incantato da quanto era bello. Era rivestito di seta, delicata dai mille colori e decorato con soffice zucchero filato. La regina voleva molto bene al suo re ed era felice di abitare in un castello così perfetto. Ma da un po' di tempo era triste e soffriva di solitudine. Infatti il re, per paura che qualcuno sporcasse la sua preziosa seta o che rovinasse quel delicato zucchero filato, non invitava mai nessuno al castello e soprattutto teneva alla larga i bambini, perché sapeva quanto fossero golosi e temeva che avrebbero mangiucchiato le sue dolci decorazioni. Le giornate passavano lente e silenziose e tutta quella perfezione finì per colorarsi di tristezza. Il re, che amava molto la regina, non sopportava di vederla infelice e dopo aver a lungo riflettuto, prese un'importante decisione. Chiamò la servitù e ordinò di organizzare un gran ricevimento. Re e regine, principi e principesse, ma anche fate e potenti maghi si misero in viaggio su carrozze fatte di pan di Spagna, trainate da splendidi cavalli bianchi. Nessuno era mai stato al castello di zucchero filato e tutti sapevano quanto il re fosse geloso della sua bellezza, ma soprattutto quanto fosse ordinato. Arrivati al castello, gli invitati rimasero abbagliati. Non avevano mai visto degli ornamenti così belli e nemmeno tanta seta preziosa. Era uno spettacolo davvero sensazionale. Ma nessuno era tranquillo. Si muovevano tutti con passo leggero, per non sporcare. Evitavano le pareti per non increspare la seta e respiravano piano piano per non sciupare lo zucchero. Insomma, erano tutti così impegnati a non sporcare che sui loro volti non si vedeva nemmeno un sorriso. Povera me, esclamò la regina nel vedere che nessuno si divertiva e si sentì ancora più triste e sola che mai. Oh, povero me, disse il re guardandosi intorno. Si annoiavano tutti in quel castello perfetto. Ma tanto perfetto non è, disse all'improvviso. Se non riesce a far ridere nessuno, devo inventarmi qualcosa. Fece un cenno e l'orchestra iniziò a suonare. Il re, anche se non era mai stato un bravo ballerino, si fece coraggio e aprì le danze. Era così scatenato che nelle sue buffe piroette, a ogni giro, si tirava dietro un pezzettino di zucchero filato e a guardarlo somigliava proprio a un batuffolo di cotone. La seta lentamente iniziò a incresparsi e finì per cadere dalle pareti. Oh, poveri noi, pensarono a quel punto gli invitati. Sarà un bel disastro quando il re si accorgerà di cosa ha combinato. Ma il re non era affatto preoccupato. Continuava a ballare sopra la sua teta e a offrire a tutti il suo dolce zucchero filato. Non sarà mica impazzito, si domandarono tutti. Ma il re non era impazzito, si stava soltanto divertendo, come non aveva mai fatto prima. Che cosa aspettate? Disse rivolta ai suoi invitati. La sua gioia fu davvero contagiosa. Tutto il castello si mise a ballare. I re, le regine, i principi, le principesse, ma anche le fate e i potenti maghi. I più piccoli, invece, si tuffarono e rituffarono su quelle soffici nuvole di zucchero. Insomma, fra balli, risate e capriole c'era davvero un gran trambusto. Ma che gioia! La regina finalmente era felice e il re, per la prima volta,
non si preoccupò del disordine e fu felice anche lui nel suo castello sottosopra. Da quel giorno il castello di Zucchero Filato non fu più perfetto come prima, ma era ancora più bello. Nelle sue stanze risuonavano le risate della regina ed erano tanto forti e allegre da far gioire tutti quelli che passavano di lì. Ciao bambini, a presto!